Beh, intanto ringrazio per la partecipazione così solerte e attiva di tutte e tutti voi. Vedo con piacere volti più giovani e questo ci fa sperare, perché i temi di questo bel convegno, complimenti a Futura Umanità, Paolo Cioffi, a tutte e a tutti voi, a Gennaro Lopez ovviamente che ci ha condotto così bene, è proprio di intrecciare passato, presente e futuro, anzi vedere il filo rosso che coniuga che cosa. Adesso qui mi inerpico in qualche riflessione, poi cercherò di dire due parole anche come Lopez mi ha invitato a fare, il tutto in breve, perché suppongo che data l'ora non sopportiate uno speech troppo lungo. Sì, l'archivio si occupa di memoria, di storia, presente e futuro. L'archivio che ha condiviso la preparazione di un'iniziativa così significativa, lo dico alla presenza di Paola Scarnati, che è qui, che è un po' la memoria a sua volta storica più fertile dell'attività ormai pluriennale dell'archivio, che divenne fondazione, allora era Presidente della Repubblica Pertini che vi dimò, come dire, la carta, nell'85, Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Quel democratico fu un'aggiunta di bon ton a causa di qualche suggerimento, come dire, un po' limitativo sotto il profilo politico, di qualche organismo amministrativo dello Stato che per benevolenza disse va bene, però non solo operaio, anche poi, insomma, poi alla luce degli eventi è stato anche forse saggio. Ma lo stesso professor Casula è parte integrante dell'archivio. Dicevo, proprio qualche parola sul senso di questa presenza qui, oltre all'ovvia militanza culturale che ci vedrebbe a prescindere, come si dice, e condividendo sostanzialmente il senso e i contenuti di quello che è stato detto, ci terrei a sottolineare qualche cosa di specifico che fa dell'archivio non un reperto antico come un'istituzione ingiallita da evocare per avere qualche materiale, magari anche quello ovviamente, ma penso sia, se posso dire, l'archivio, ora mi perdonerete se faccio una citazione, qui siamo pieni di professori, quindi se sbaglio la situazione si complica, perché mi insegnarono i maestri che quando si fanno le citazioni alla presenza di persone molto addentro l'Accademia si rischia grosso, perché la citazione deve essere fatta bene, dall'originale, non può essere fuori luogo, è un po' come la cravatta, diciamo, non bisogna sbagliare. E dice Foucault nell'archeologia del sapere, l'archivio fa sì che tutte le cose della storia, gli avvenimenti, i documenti, e questo è il punto, credo, non si ammucchino all'infinito in una moltitudine amorfa, ma si inscrivano in una linearità senza fratture, non scompaiano, si raggruppino in figure distinte, ma che si compongano con altre attraverso rapporti che li portino alla conservazione con regolarità e con il senso della contemporaneità. Cioè l'archivio è quanto mai uno soggetto utile alla contemporaneità, ecco il tema. Cioè la memoria intanto vive in quanto diventa storia presente e getta i presupposti per immaginare il futuro. E quindi l'archivio, ecco, non è una semplice catalogazione, è qualcosa di più significativo, almeno ci proviamo. Naturalmente la scarsa benevolenza delle istituzioni nei riguardi delle istituzioni culturali, le istituzioni politiche e amministrative nei riguardi delle istituzioni culturali, fa sì che le risorse a disposizione siano così modeste da rendere difficile, per esempio, quell'enorme lavoro che tutti insieme, ormai diversi luoghi di cultura e di riflessione, dovremmo fare, cioè di
stare nella stagione digitale, quella che è in corso, all'altezza, come dire, degli strumenti adeguati. Questo è il tema dei temi. Se non si partecipa con la pienezza delle potenzialità alla nuova biblioteca dei saperi, quella digitale, e se si permette, spero che qualcuno ascolti in queste auliche stanze, riferisca magari alle qui vicine stanze parlamentari e governative, se si permette a un aggregatore di ricerca, un aggregatore di dati come Google di detenere e impossessarsi della memoria collettiva e di restituire quindi soprattutto alle generazioni più giovani che ovviamente navigando molte ore al giorno, almeno 4 in rete, usano Google come lo strumento naturale per appropriarsi di qualche scampolo di sapere, ecco, se tutto questo non trova un contraddittorio, una pluralità, una capacità di stare dentro, dicono i miei amici mediologi, la storica battaglia dell'algoritmo, cioè chi egemonizzerà le culture diffuse nelle loro modalità nuove. Questo è un tema impressionante. L'archivio vuole fare su questo prossimamente un convegno, magari ne parleremo meglio, convegno non per celebrare qualche cosa, ma per indicare che c'è una strada in Italia e in Europa. Si è fatto cenno anche al tema dell'Europa, i rapporti con l'antifascismo europeo. Ecco, questo è un tema non nazionale, stiamo parlando della globalità e delle forme nuove anche del capitale cognitivo. Ma insomma, torno adesso in argomento, anche per dire un'altra cosa importante che ben sottolineano Mino Argentieri e Anzano Gianarelli in un testo sulla resistenza, una nazione che risorge, che consiglio ed è molto utile. Quando Anzano Gianarelli parla di resistenza e cinema, oltre a parlarne con dovizia di titoli, di particolari, ma io, se mi permettete, rimanderei a dei testi, perché sennò poi tra un po' riceverò qualche qualche pernacchia, insomma, dal pubblico, l'ora è tarda, però rinviando ai titoli, però raccolgo un punto fondamentale della riflessione di Gianarelli, quando dice che il rapporto tra filmografia e resistenza è un rapporto lungo ed è un rapporto che si allunga, cioè non si può avere un'idea circoscritta solo ad un tempo limitato di resistenza. Questo mi permette di dire, e qui rischio ancora, che forse converrebbe dare alla categoria di resistenza, ora più che mai, per tanti motivi politici e culturali che ho sentito e che già era nelle parole di Gemma Zuni, per esempio, nel suo bel saluto, resistenza, potrei insomma rubare questa categoria alle Goff quando dice, no, il Rinascimento non è un periodo limitato, è una cosa molto più larga che attraversa periodi storici che si aggregano attraverso similitudini. E resistenza non è solo quel periodo, certo che quel periodo illustrato molto bene stamattina, ma è qualcosa di vivo oggi. Resistenza significa resistere alla cancellazione di parti fondamentali della Carta Costituzionale. Resistenza significa resistere al pensiero unico, all'omologazione culturale. Resistenza significa resistere alle nuove schiavitù diffuse, al precariato come forma esistenziale persino oltre i modelli che si erano immaginati. Dico queste cose, insomma, per significare che il compito che mi è stato affidato nella sua parte più canonica, l'archivio, non è quello solo di dirvi, ora vedrete un bel materiale dell'archivio, troviamoci più spesso, ma è di dire, attenzione, qui stiamo entrando nel vivo di un punto chiave del futuro dell'Italia e, mi permetto di dire, del mondo democratici. Ecco, quella bellissima definizione che fu di qualche grande maestro, democrazia progressiva, in un certo senso ben si adatta a questo passaggio, in cui non è solo la tutela del passato a essere progressivo, ma è il flusso della memoria nel suo evolversi e nel suo incagliarsi dentro le nuove piattaforme di diffusione.
E insomma, quindi hanno ragione Argentieri e Giannarelli quando ci invitano a riflettere sulla resistenza nel cinema nelle sue varie stagioni e sul perché è sempre attuale parlare di resistenza. Potrei citare qualche specifica iniziativa fatta dall'archivio proprio sul tema della resistenza a Roma. Ne parlammo alle origini con Paolo Cioffi, penso sempre di Ansano Giannarelli, Memoria presente, Roma occupata, le lezioni sulla resistenza molto belle, tra l'altro su argomenti di assoluta attualità. E poi Giorni di Gloria, un film collettivo con alcuni episodi emblematici e clamorosamente cinematografici, perché il bel cinema non è solo quello platinato degli effetti speciali, ma è quello che ci dà uno schiaffo realistico, che ci permette con una sequenza, anche solo una, di capire tante cose. Pensate alla famosa sequenza di Anna Magnani che cade, di Roma città aperta. È il cinema, è uno dei grandi capitoli, dei capolavori del cinema, come anche Giorni di Gloria, l'episodio di Porta San Paolo, Le fosse ardeatine, Il processo a Carretta, i film che si sono susseguiti su dei particolari che la resistenza non poteva raccontare perché non c'erano mezzi tecnologici adeguati, che sono stati poi riscoperti con un lavoro accuratissimo di messa insieme anche di frammenti. Pensate oggi cosa sarebbe il racconto con i tanti cellulari, con il net journalism, e sarebbe forse tutto diverso, ma è tanto diverso il contesto e non c'è bisogno che lo sottolinei io. Ecco, per dire allora che l'archivio è qui oggi non solo per dare un piccolo contributo, diciamo, in più, ma perché si sente parte integrante di questo percorso che oggi qui è illustrato. Oh, naturalmente c'è uno sbocco doveroso e mi pare che sia un po' il sottotesto di questa giornata, e tutto ciò deve incanalarsi seriamente in un sistema formativo che non può non riconoscere l'insegnamento della storia anche attraverso i mezzi audiovisivi come suo punto cruciale di nuove identità. Cioè, il racconto della storia oggi ha tante più opportunità ed è uno degli argomenti che l'archivio vuole rendere una sorta di vertenza anche con il governo, il Ministero della Pubblica Istruzione. Vertenza non nel senso più angusto del termine, ma nel senso più profondo, cioè di porre la questione di come la storia oggi abbia bisogno di essere raccontata con i mezzi più adeguati e a livello che le tecniche ci offrono. Corsi di formazione per gli insegnanti, ma anche opportunità per chi è più giovane di vedere il racconto della storia in una chiave diversa. E ce n'è di materiale, guardate, basta lavorarci seriamente, basta coordinare i diversi archivi, fare un lavoro che si stenta a fare perché, e qui vengo all'altro passaggio, quello che tu mi hai evocato, come non sarà mai una sintesi, la farà poi, penso, Paolo, nelle conclusioni, uno spunto che offro anch'io al dibattito dopo aver sentito le belle relazioni. Cioè, qui c'è un tema davvero, permettetemi di dire, di grande politica. Grande politica cosa si intende? Dico forse un'ovvietà per tante persone che sono qui, e alcune me l'hanno anche insegnato, ma grande politica si intende non solo la piccola tattica quotidiana, si intende una visione del mondo, e la questione della memoria e della sua valorizzazione e della sua modernità e del suo essere uno strumento essenziale nella società della conoscenza, quella che stiamo vivendo, è la grande questione politica. E se la politica non è cultura, non è racconto di sé, della sua storia e del suo futuro, che cos'è la politica? Diventa un brutto arnese. E sì, perché se è vero, posto che lo sia vero, che sono tramontate le grandi ideologie chiuse. Anch'io quel giorno, sai, grazie per essere stata qui Tina, quel giorno in cui l'allora segretario propose la svolta, io fui tra coloro, nel mio piccolo, insomma,
a dire di no, ma figurati, però la storia era durissima, ma noi dobbiamo cercare di ricostruire appunto un'idea di memoria facendone oggetto di una grande questione politica. È quello che volevo aggiungere sotto il profilo della necessità, insomma, di essere attenti a ricostruire questo punto che è stato largamente sottovalutato, eluso, considerato persino minore nel tantan quotidiano di una brutta televisione commerciale generalista che ha fatto immaginare quante volte durante lo zapping lo si coglie, che il presente sia tutto lì. E se è possibile, permettetemi di mettere un attimo la giacca di chi se ne occupò, con sdegno vi dico questa cosa e con molta amarezza democratica, se è possibile persino che, certo, una tragica vicenda di cronaca nera, un signore che uccide un potenziale ladro, che ancora non aveva esercitato questa funzione, e se questo dà luogo a una miriade di talk, di chiacchiere mediatiche che hanno però un pubblico di massa assai rilevante, sulla necessità di armarsi, di farsi giustizia da sé, di costruire un'idea di società individualista, egoista, violenta. Ecco, se tutto questo è possibile, forse perché, ecco, la memoria delle pagine tragiche della Resistenza non c'è, si è persa. Non si ha idea forse di cosa vuol dire avere in giro le armi, di cosa vuol dire avere il rischio della vita come quotidianità, come rapporto e relazione umana normale. Ma mi dilungherei su territori che forse non competono decisamente prima di essere richiamato all'ordine a questo convegno. Che dire prima della proiezione del film documentario, una sua parte, sulle relazioni di questa mattina? Mi pare, correggetemi se sbaglio, tutte quante, io credo, parlo di me e della mia coscienza, condivisibili e utilissime, al punto da supporre utile una circolazione anche più vasta. Ma vorrei dire, se ho colto, che il senso profondo delle relazioni sta proprio nel sottolineare la forza storica e presente della lotta di liberazione, che non è alla faccia dei vari revisionismi, quelli più oltranzisti e quelli più subdoli, non è stata una generica battaglia oppure una raccolta di persone che non erano d'accordo con la guerra. È stato un moto profondo. Forse è stato non il secondo, ma il primo grande risorgimento italiano, il primo grande momento di unità della nazione, che lì forse è diventata l'Italia un po' nazione. Ed è stato un elemento così significativo anche per la storia politica italiana che senza quel passaggio noi non avremmo avuto né la Costituzione italiana, che rimane il punto più alto dell'elaborazione istituzionale del Paese, non avremmo avuto comunque la parte migliore dei gruppi dirigenti che l'Italia oggi forse rimpiange e che invece sono stati per un periodo non breve alla testa del Paese. Delle varie parti, sono stati citati i più grandi partiti di massa, aggiungiamoci il Partito d'Azione, aggiungiamoci anche delle minoranze non organizzate politicamente, perché è stato ricordato giustamente che nelle diverse brigate della Resistenza c'erano anche una parte, come dire, autonoma, non organizzata politicamente. Tuttavia l'intero movimento politico della liberazione ha poi dato il senso, fatemi dire in conclusione, all'Italia del dopoguerra, alla parte migliore e più alta dell'Italia. E se oggi, poi direte voi, Antonio Pizzinato e altri, che se oggi l'Italia si sta smarrendo è perché, lo dico con qualche senso anche autocritico, perché anch'io ho rivestito qualche ruolo nella politica, un vero passaggio generazionale
all'altezza di quello che serviva non c'è stato. E insomma, oggi davvero viene qualcosa di più di una nostalgia quando si leggono certi nomi, si leggono certe storie e si leggono certi passaggi della vita italiana. Però insomma, noi siamo qui per andare avanti, non siamo qui per dire c'è la ricreazione, è finita. Siamo qui per raccogliere queste testimonianze, queste esperienze di ricerca, coinvolgendo generazioni più giovani, perché il senso della resistenza appunto non finisce in un anno, ma è un senso, una metafora più grande della dignità umana. Grazie.